Se avete visto lo scorso video di Yo-Kai Watch 3, ovvero quello di stamattina delle 10, vi sarete accorti che a un certo punto, come ho fatto anche notare nel video, durante l'esportazione del file il gioco si è un po' sminchiato. E la mia reazione è stata quella che state per vedere. Però bando alle ciance e benvenuti in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3! Oh, ebbene, dopo questa sigla possiamo continuare. Avrete sicuramente notato, anche se avete giocato per conto vostro, comunque sia questa striscia di terreno che si muove. Oh cielo, quest'aura è davvero strana, proviene dal giardino. Una strana aura? Riesco a sentirla, è davvero forte, e viene dal retro. Andrea, andiamo a vedere quella lente yokai. Ecco, ora che abbiamo appunto triggerato la scena, non dovrebbe più comparire. Ma attenzione, c'è uno yokai che a quanto pare ci ha salutato. Ora noi, se cerchiamo qui con la lente, ci apparirà una porta. Non la voglio ancora attivare perché è una parte che comunque sia potremmo completare solo una volta più avanti nel gioco. O meglio, per me è più comoda completarla e appunto iniziarla solo una volta che saremo avanzati nel gioco per un po'. Quindi per il momento non la facciamo, però comunque sia serve per la modalità Busters T o Blasters T o Cercatore del Tesoro o come vi pare chiamarla. Quindi per il momento accantoniamola un attimo. Sono a casa, bentornato, la cena è già pronta. Magnifico. Quindi si mangia? Eh certo, non potevamo farlo solo per due volte, no? Il giochetto del mangiare. Ci voleva anche una terza. Nel caso questo minigioco non dovesse essere troppo divertente, eh. Sì, ma quella pizza la stai mangiando o la stai solo guardando? Perché non scendi di una fetta? Ah ecco, già è cambiato tutto. Vai via tu! Pussa via, essere maligno. Quella pizza deve essere piccolissima, perché per mangiarsi una pizza più una ciotola di riso, credo, farro, non lo so, più una zuppa. O quella è la zuppa più piccola che esiste. O quella è la pizza più piccola che esiste. Mi consentiresti un piccolo assaggio? No! Sono strapieno! Chicchi d'oro 54, peste in missione. Vigorium, ottimo. Molto bene. E ora che succede? È notte. Che bello. Che bello che sarà. Ecco la campana che suona. Allora la campana c'aveva il mistero, eh? Che bello. Io che me ne sto qui a dormire, beato. Ecco. Cos'è questo suono? Ehi, Whisper. Dov'è finito? Whisper, dove sei? Certo, perché nel caso con i nostri yokai dopo sarebbe troppo facile. Jibanyan! E adesso dove si saranno cacciati? Comunque sia, è davvero una bella alternativa al terrore onirico. Ancora quel suono! Sembra che venga da fuori. Vado a dare un'occhiata. Beh, certo, paura, ovvio. Come dargli torto? Dai un'occhiata all'esterno. Ovviamente non è che in America poteva esserci terrore onirico, ma ovviamente una notte zombie, un qualcosa di diverso. Un momento, se provassi a uscire da qua invece? Sarà meglio usare la porta principale! Ma la televisione? Ah certo, non c'è nulla in programma, ovvio. In teoria non dovrebbe esserci. Questa nebbia non è strana. Ehi, mi scusi? Fergagli? Fantastica sta scena. Che sta succedendo? Se solo fosse durata leggermente di più sarebbe stata perfetta. Stai bene, ragazzina? Qui fuori è pericoloso. Mettiamoci subito al riparo.
ci è mancato poco, eh? E tu chi sei? Io sono Stein. Dottoressa Frankenstein. Dottoressa Frankenstein? Esatto. Mi occupo del fenomeno noto come la notte degli zombie. Notte degli zombie? Quella acqua fuori? Sì, o meglio, conosciuta come il film La notte dei morti viventi. Anche l'alba dei morti viventi. Il ritorno dei morti viventi. E tutti quanti gli altri film che iniziano con i morti viventi. Tutti quanti uguali. È il risultato di un'interferenza nell'equilibrio dell'aura di notte. Che scatena orde di zombie per la città. Ergo, notte degli zombie. Se finisci nella notte degli zombie, non puoi più tornare a casa. Cosa? E ora come faccio? Non agitarti. In realtà c'è un modo per tornare. In questa città ci sono degli oggetti chiamati campane dell'alba. Se ne fai suonare una, riuscirai a far tornare l'alba. E quindi tutto tornerà alla normalità. E dove sono le campane dell'alba? Le campane dell'alba si trovano sparse per la città. Bene, troverò una di queste campane e la suonerò. Non puoi andare là fuori indifeso. Tieni, ti presto questo. Martella zombie. Zombie hammer. Già. Con questo anche un ragazzino come te può sconfiggere gli zombie. Meglio che tu abbia anche questo. Giubbotto protettivo. Mi proteggerà da qualche attacco zombie, immagino, vero? Se lo indossi, riuscirai a resistere più a lungo agli attacchi zombie. Ah, giusto, ti servirà anche questo. Che cosa? Lo zaino per metterci le cose che troviamo lungo il cammino e poi ritrovarcele comunque sia durante la nostra avventura principale. Grazie. La ringrazio, dottoressa Stein. Bene, ora scusami, devo proseguire con le mie ricerche. Un'ultima cosa, tieni anche questa. La rice trasmittente. Con questa potrò contattarti anche durante la notte degli zombie. Ti sarà di supporto finché non sarai al sicuro. La ringrazio per il suo aiuto. La campana più vicina dovrebbe essere al negozio di Polly. Recati lì. Chiaro. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. Grazie, quindi ora posso già iniziare ad uccidere i zombie? Via. Livello di pericolo E, quindi insomma è una missione molto facile. Ne ho vista una di livello S dove dovevi sottrarre la chiave a uno zombie. Era pazzesca la cosa. Ci ha messo mezz'ora a farla, ma comunque sia era difficile. Ci sono degli zombie nelle vicinanze. Avvicinati da dietro per non farti vedere. E poi li martello male. Quando sei vicino colpiscili con forza. Grazie. Gli zombie ti daranno la caccia non appena ti vedono, quindi nasconditi. Se non riesci a nasconderti, premi il pulsante A per colpire gli zombie con il martello a zombie. Evita di affrontarli frontalmente, piuttosto prendili da dietro e menali male. Ok, meno mi scoprono meglio è. Ok, possiamo andare? Se hai capito vai al negozio di Polly. Cavoli. Fanno dei bei danni, eh? Quindi se evito di affrontarli è meglio, no? Però ragazzi ce ne sono un po' troppi per i miei gusti personali, eh? Io quelli che voglio affrontare sono un numero a una cifra sola. Cioè zero. Mannaggia, sorreta! Mannaggia, entra. Bene. Bene, sei arrivato al negozio di Polly. Sì. La campana è poco più avanti. Tieni premuto il pulsante A per suonare la campana. Suonala prima che gli zombie ti vedano. Bene. Aspetta, questo so come farlo. Ecco. Guarda, là c'è del cibo. Grazie per avermi interrotto. Oh. Ah. Puoi usare oggetti come questo durante le invasioni. Per raccogliere gli oggetti basta passarci sopra. Bene. Sì, possono contenere un certo numero di oggetti. E suona la campana. Finalmente sei alla campana. Grazie. Ottimo lavoro ragazzino, sapevo che ce l'avresti fatta. Se tu potessi rimanere, forse. Poco male. Se mai ci rivedremo potresti farmi da assistente. Ora suona la campana, l'ho già fatto.
Ma quel ventilatore acceso anche di notte non darà problemi di corrente un po' troppo alti? Cioè, il ventilatore consuma poco, ma tutta la notte, beh, insomma. Voglio dire, eh. Ah, quindi prima era il negozio di polli, poi c'è l'ufficio postale. Ah, va bene. Ora puoi entrare quando vuoi. Ah, prima non potevo prima. Ok, ho letto i commenti riguardo Pihippo e Mulinda. E tutti e due in squadra, no? Mi avete detto almeno Pihippo. Però, non lo so, Pihippo forse ce lo metto. Però Mulinda, no, perché dopo ho 3S in squadra, 3 ranghi S sarebbe il delirio. Dottoressa Stein, ce l'ho fatta, ho suonato la camp... Eh? Whisper, Gibanian. Quindi i zombie di ieri notte erano solo un sogno? Guardati il corpo e vedi se trovi le ferite. Magari vedi se c'è graffi. Notte degli zombie? Sul serio? Fai dei sogni veramente fantasiosi, Andrea. Ma gli zombie c'erano davvero, li ho visti. Quindi ci sono degli zombie di notte e si chiama la notte degli zombie? Almeno potevi inventarti il nome migliore. Neanche la rivista del mistero Fancy Death parlerebbe di cose del genere. Ah, e dentro quella porta che dove entrate, nel retro del vostro giardino, se entrate la missione parte quando prendete la rivista Fancy Death. È il numero 1 e la trovate sul tavolo appena entrate. Questa devo proprio condividere? Bene, Whisper, condividila. Gioca con Luna per attivare intreccio story. Intreccio story attivato. Che c'è? Quindi potrei continuare con Luna ora e andare a fare il suo boss, che sarebbe anche ora. Ah, sembra che sia uscito un nuovo numero di Fancy Death. Che cose inutili. Tu sei una cosa inutile. Queste sono informazioni preziose. È quel che ti piace credere, perché compri quella robaccia? Sì. Non è robaccia, questi articoli ci possono aiutare. Vediamo. Edizione straordinaria. Gli zombie di Arachidia. Zombie? Cosa dice al riguardo? Nelle buie notti di Arachidia si può udire il suono nefasto di una campana? È quello il richiamo delle creature non vive. Gli zombie! Incredibile, proprio quello che ha detto Andrea. Ve l'avevo detto, gli zombie esistono. Esistono gli yokai? Perché non dovrebbero esistere gli zombie a questo punto? No, 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 sono fandonie. Questo articolo è solo uno scherzo. Non gli avevi definite informazioni preziose? Chi io? Aspetta, c'è dell'altro. Il nostro team Fancy Death è pronto a tutto? È andato a caccia di zombie, scoprendo qualcosa di sconcertante. Sconcertante? Che cosa? Pare che gli zombie si incontrino al supermercato per fare compere. Per fare cosa? Zombie che fanno compere? In effetti è piuttosto sconcertante. Che stiano parlando dello Spectrum Market. Dovevamo capirlo dal nome. Zombie allo Spectrum Market. Quindi adesso andiamo al supermercato? Vediamo. Dovremmo dirlo a Wyatt, a lui piacciono queste cose. Ma dove possiamo trovarlo, se dove vive? Possiamo provare al negozio di orologi. Giusto, andiamo. Anche perché dovevamo incontrarlo lì al negozio di orologi. Dunque, vorrei davvero continuare con Nathan, ma... Chiamiamolo Andrea a sto punto, tanto che ci stiamo. Vorrei continuare con me stesso, però andiamo da Luna per vedere se l'intreccio storie si è veramente attivato. Quindi, insomma, continuare con lei, continuare. Eccolo qua, intreccio storie attivato, quindi sì. Quel biancoso sta scrivendo su Kainet di nuovo. Quello strano con le labbra viola? Cosa sta dicendo? Hai fatto di nuovo razzia di formaggio? Non succede niente di strano a mezzanotte, dico sul serio. Quante sciocchezze che girano. Vabbè. Cose strane che accadono di notte? Oh! Andiamo a scintilla di notte, forse riusciremo a capire cosa succede. Dici? Ok. Tanto a te succedono sempre cose strane, Luna. Allora è deciso. Adesso sarebbe meglio rincasare. I preparativi ci attendono. Quindi dobbiamo andare a casa e... Ma praticamente è già notte. Però mi sa che devo comunque andare a casa, vero? Ah, potremmo già andare veramente alla vecchia villa. E che ci sia ancora... Quel boss yokai del primo e del secondo gioco?
Non saprei sinceramente. Malvimini si chiamava. Aspetta, ma qui abbiamo l'app per rivedere video? Oh. Viene a tavola, la cena è quasi pronta, no? Come va? Ma perché devo fare questi minigiochi strani? Non ho voglia di farli. Mettiamoci sì. A dormire. Quindi santa andiamo a scintilla? E il piano sarebbe quello, ma... Ma ora che ci penso, mia madre andrebbe su tutte le furie se uscissi di notte. Ecco, Baku, Blantapiro. Se volete posso aiutarvi io. Ogni volta che vorrai uscire di notte prenderò la tua forma. Così potrò mettermi nel tuo letto e sembrerà che tu stia dormendo. Un momento, davvero puoi farlo? Ah, oggi sono stato in giro tutto il giorno, non so se riuscirò a svegliarmi stanotte. Ci penso io, i miei sogni tranquilli eliminano la stanchezza delle persone. Devi soltanto riposare per un po' e ti sveglierai fresca come una rosa. Grandioso, ma quanto mi verrà a costare? Ma nulla, è gratis. Ma che domande sono? Beh, gli yokai non vengono pagati. Ora puoi impostare la sveglia quando vai a letto. Impostala su notte prima di andare a dormire. Sì. Imposta la sveglia. Ecco, questa è una cosa molto interessante. Non mi ricordo se su Yokai Watch 3 Sushi e Tempura c'era, ma è sicuramente utile per certe missioni notturne, che vedremo più avanti nel gioco. Se le vedremo. Bene, comunque sì, è notte fonda, e di questo ora non dobbiamo più preoccuparci. Sì, mi sveglio ora, calma. Ben svegliata, hai dormito bene? Come un sasso, che bel sonnellino. Attimo, qui ci penso io allora. Bla bla. Pare che sta vomitando. Bla. Dormi, dormi. Che strano effetto, la mia copia perfetta. Tipo gemello malvagio o clone del futuro. E vai. Ho semplicemente il miglior modo per andare in giro di notte sotto copertura. Andiamo. Giusto, scintilla, stiamo arrivando. Ma una cosa mi interessava a me sapere. Questo qui dovrebbe essere una tana degli yokai. È strano che ancora non si attiva. Oh, perfetto, prendiamo il treno per scintilla. Dovrei avere... Ok, ancora il pass giornaliero, meno male. Ah, treno locale, linea centrale per stazione Primavera. No. Largo Fortuna? Davvero? Oh, meno male. E anche questo episodio di Yokai Watch 3 termina qui, ma domani finalmente la sfida contro il primo boss per Luna. Ad ogni modo, io come sempre Cuggi vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!